I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cuneo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro nei confronti di due persone, un 55enne residente a Scalenghe e un 72enne residente a Vinovo, oltre a un dipendente pubblico, un 60enne di Torino, dipendente dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Scienza e della Salute di Torino. Le attività, coordinate prima dal Procuratore della Repubblica di Cuneo, successivamente dall'Ufficio Giudiziario del Capoluogo Regionale, giungono a conclusione dell'operazione Titanio, che nel settembre scorso aveva portato all'arresto dell'imprenditore torinese di 72 anni e di un pubblico dipendente dell'azienda ospedaliera di Cuneo, un 58enne residente a Mondovì, nonché all'emissione nei loro confronti di un decreto di sequestro per 1 milione di euro. Il fulcro del meccanismo fraudolento, ora scoperto, era la caposala del blocco operatorio dell'ospedale Sant'Anna di Torino, cui era demandato l'incarico di effettuare gli ordini del materiale chirurgico. All'arrivo del materiale, la stessa procedeva a sottrarre circa la metà dei dispositivi chirurgici consegnati, che successivamente restituiva fraudolentemente alla società fornitrice. Parallelamente, la dipendente infedele sottraeva, nascondendolo poi all'interno del nosocomio, un ulteriore quantitativo di merce, facendo così figurare vi fossero solo esigue quantità rimaste nelle scorte, tali da sovrastimare il reale fabbisogno e generare la falsa necessità di ulteriori ordini di materiale chirurgico. L'attività svolta dalle Fiamme Gialle cunesi, nell'ambito dell'operazione Titanio e Titanio 2, ha quindi permesso di segnalare complessivamente alla competente Corte dei Conti un danno all'erario patito dalle due aziende ospedaliere di Cuneo e Torino per circa 3 milioni di euro. Il servizio in corso dà prova della costante attenzione che l'autorità giudiziaria e la Guardia di Finanza rivolgono al delicato settore della spesa pubblica.